Ah, c'è il coach Rocchetti, un'intervista al coach. Coach, come è stata la partita? In discesa libera? Vabbè, discesa libera, bella, via, divertente. Merito vostro sicuramente, perché difesa arcigna, difesa pressing a tutto gambo, che ha dato una verve a iniziale alla partita completamente. Vabbè, ma niente di nuovo rispetto a quello che era la squadra. Cioè, abbiamo avuto il passo falso con Porto Recanati, perché dal 20 dicembre al 17 che abbiamo fatto la partita abbiamo fatto 3 allenamenti. Difatti abbiamo dato anche le dimissioni il venerdì, tu sai bene la storia, e quindi è rientrato tutto. Tutto rientrato, però insomma abbiamo avuto grosse difficoltà, era il momento più basso probabilmente della stagione. Però abbiamo visto una squadra abbastanza energica oggi, non so se è demerito anche del Castelremondo. Castelremondo è venuto qua, non poteva far niente, cioè, ma chiunque fosse venuto qua oggi avrebbe preso 30 punti a prescindere. Siccome è una sorpresa per gli altri ragazzi, facciamo un'intervista al volo, se tu ci dai il via magari, vai, opportuno. Andiamo! A Gioele, direttore sportivo della San Giorgese. Buonasera a tutti. Che dici della San Gio di quest'anno? Va alla grande, un saluto a tutti gli amici di Twin Sebastiani. Andiamo forte. Teniamo anche botta, sì. Un po' tutto, dai. Se ci fai strada qui, magari per quei ragazzi. C'è Giambieri. C'è Giambieri. Ci sono anche diversi. Allora, un'intervista a Giambieri al volo. Sì, altra intervista. Dimmi, presidente. Che ci dici allora? È andata bene pure? Grande ritorno, vittoria, ritorno in casa, è importante. C'è euforia, c'è combattenza. Sì, vero, ma no? Stiamo lavorando ancora. Ma anche fisicamente vi vediamo meglio. Meglio per tutti. Ci muoviamo al massimo. Facci stare. Vieni. Chi c'è? Elia, che è infortunato. Io sono l'infortunato del gruppo. Quando riprendi? Speriamo fine febbraio, sembra. Sì? Speriamo. Okay. Magrini che è uno dei punti di forza della San Gio. Ci dici, Magro? Niente, è stata una bella partita, abbiamo giocato bene, siamo andati forti, e il risultato ha parlato, questi siamo noi, dobbiamo continuare fino alla fine. Quest'anno sembra l'anno giusto per saltare di categoria, anche se per te è il primo anno, speriamo bene, dai, toccando ferro. Sì, tocchiamo ferro, non diciamo niente. Come ti trovi con l'ambiente? Bene, un bell'ambiente e una bella società, veramente. Ok. Alessio, un attimo, se ci fai un attimo, cioè Daniele con Osmani, i giovani della San Giorgese, Osmani Leonard. Salve. Che ci dici, Leonardo? Va bene? Sì, va benissimo. Sì, ho ricominciato ora, sono molto contento di allenarmi con giocatori di esperienza come Giambieri, lo ringrazio che mi aiuta sempre e ringrazio tutti. Daniele, che ci dici tu? Ma niente che, sono contento per la vittoria, spero che sia una striscia di vittorie positiva, continua e niente. Ti stai allenando, sì, per entrare nei ranghi? Certo, tutti i giorni. Un attimo, Gian Nicola. Allora niente, salutiamo alla San Giorgese. Oh, magari un urlo da qua, per favore. Se potete fare un urlo. Come fare il time out? L'urlo della San Giorgese. Quando scendete in gamba? Non molliamo mai. Si sono scaricati completamente. Va bene, a questo punto chiudiamo e ci risentiamo alla prossima per tutto.